State una settantina le coppie che hanno partecipato al Gran Ballo d'Inverno organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla Giunta per festeggiare i piemontesi che si sono uniti in matrimonio nel 1970. Una serata danzante che rientra nelle celebrazioni per i 50 anni della regione che ha visto la Sala Viglione di Palazzo Lascaris ritornare ad essere il salone in cui fino alla fine del 1700 si tenevano sontuosi balli nobiliari. Musica dal vivo, tour del palazzo, buona cucina, ma soprattutto tanti ricordi riaffiorati con la vista delle foto dei matrimoni proiettate su maxi schermo e su tableau mariage stampati per l'occasione. Il primo incontro è ancora vivo nella mente degli sposi e avere tanta pazienza sembra essere il trucco per arrivare alle nozze d'oro. Come si arriva a 50 anni di matrimonio? Usando la tecnica dell'elastico, tira e molla. Un po' si tira, un po' si molla e si va avanti. Volersi reciprocamente a rispettare e si arriva a un primo traguardo dei 50 anni. Rispettarsi a vicenda e cercare di essere tolleranti uno con l'altro. Cercare di smussare gli angoli che ogni tanto si presentano, cercare di cambiare. Cercare di condurre una vita serena, senza arrabbiarsi tanto e far scorrere le cose che brutte, diciamo. Si ricorda la prima volta che ha visto sua moglie? L'ho conosciuta, dunque sono 55 anni fa, praticamente, in un paesino della Val Varaita, a Venasca, alla festa del paese. Il primo incontro è venuto il 6 febbraio di 5 anni prima, i Cappuccini. Quindi per me febbraio è il mese particolare perché mi ricorda quello. Nel primo incontro ai Cappuccini il 6 febbraio, quindi siamo vicini. Dentro un bar. Piazza Carducci. Ero appena congedato militare e l'ho vista lì, veniva a prendere il gelato. Piazza Carducci in un bar e mi offriva il gelato. C'era un altro mio compagno di lavoro e ho detto: avete chiesto tutti e due cosa? No, ma allora vieni con me che andiamo. Anche lui voleva la stessa, no? Dico, ti ho chiamato io, questa è mia. È 50 anni che è mia.